Una comunicazione che il Consiglio Comunale è in diretta audio e video sul sito del Comune in un apposito canale dedicato. Prima di iniziare vi invito a fare un minuto di silenzio per l'attentato di Brindisi nel quale ha trovato la morte la studentessa Melissa Bassi e per le vittime del terremoto che ha colpito le province di Modena, Ferrara, Reggio e Mantova. Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti. Se ci sono delle osservazioni, prego. Allora, mettiamo a votazione ogni singola persona. Gaetano Patrizia. Forte Giampiero. Fusco Alessio. Pompeo Angelo Felice. Gagliardi Vincenzo. Testa Alessandro. Ciorra Paolo. Cardillo Giancarlo. Sono stati tutti votati all'unanimità, senza nessuna osservazione. Chiedo l'immediata eseguibilità della delibera. C'è l'unanimità anche per l'immediata eseguibilità. Secondo punto all'ordine del giorno, insediamento del Consiglio Comunale, giuramento del Sindaco. Osservare realmente la Costituzione italiana. No,
Allora, volevo avvisare tutti i consiglieri che nelle cartelle ci sono degli avvisi per quanto riguardano delle manifestazioni di fine anno che ci sono nel nostro territorio. E voi sapete che domani ci sarà la premiazione del certamen presso l'Istituto Gallini, e nel pomeriggio abbiamo una grossa manifestazione di bodybuilding, è un campionato nazionale che vede presenti nel nostro territorio 200 atleti, per cui c'è un grosso movimento, e ringraziamo le forze dell'ordine e tutti coloro, i vigili urbani che si stanno impegnando per assicurare l'ordine pubblico. Il 31 maggio ci sarà alle 17 una manifestazione da parte della scuola, sempre nella palestra ITC di Via Pozzillo. Poi volevo portare all'attenzione di tutti che ho preparato una lettera per il direttore delle poste della provinciale di Latina, dove io mi faccio carico le difese contro la chiusura di questo ufficio di San Lorenzo, ufficio postale, che si trova in una posizione strategica per tutto il territorio di Castelforte e di San Cosma, e che serve anche numerose persone, in quanto a un buon parcheggio, e quindi ci sono soprattutto per le persone anziane e per i disabili. La stessa cosa ha fatto il comune di San Cosma, speriamo di ottenere qualcosa con la nostra attenzione, quindi lo volevo portare al Consiglio Comunale. Allora, cari consiglieri comunali e cari concittadini, saluto e ringrazio voi e tutte le autorità civili, militari e religiose, e in particolare l'Arcivescovo di Gaeta, Sua Eccellenza Monsignor Fabio Bernardo D'Onorio, che oltre agli auguri pubblici mi ha raggiunto telefonicamente per complimentarmi e augurarmi buon lavoro. Il mio primo pensiero va a tutti quegli amministratori comunali che hanno avuto l'onere e l'onore di sedere in quest'aula consiliare e che con passione e con spiccato senso civico hanno cercato di fare il proprio meglio per il benessere del nostro paese. Un saluto va al sindaco uscente Giampiero Forte, e grazie per l'opera compiuta in questi 10 anni del tuo mandato, e a tutto il Consiglio Comunale di questi ultimi 5 anni, che ci lascia in eredità un patrimonio che siamo chiamati a valorizzare nella continuità per assicurare ai nostri concittadini una buona e corretta amministrazione. Un ringraziamento a tutti gli elettori di Castelforte che con serietà, correttezza e grande rispetto delle istituzioni si sono recati al voto per scegliere in maniera democratica i propri amministratori comunali e che mi hanno voluto affidare l'importantissima responsabilità di guida della nostra città, il cui gonfalone è stato insignito della medaglia d'oro al valor civile per il contributo di sangue e per la resistenza che ha saputo offrire nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Noi, qui riuniti e investiti del compito di sindaco, di assessori, consiglieri comunali, abbiamo il dovere di rispettare e onorare tutto il nostro passato e la nostra gloriosa storia cittadina, della quale dobbiamo essere orgogliosi e fieri difensori, perché è il frutto dell'impegno, della passione e dell'amore di tanti nostri avi che con sacrificio e abnegazione hanno saputo offrire quanto di meglio avevano per costruire e ricostruire ogni volta non solo le mura della città e delle case, ma anche una convivenza possibile. Questo è anche il nostro compito. Anche noi, infatti, abbiamo il dovere di essere costruttori di pace e di relazioni, attorno alle quali creare le condizioni di una qualità di vita sempre più alta e sempre più solidale. Dico questo al primo Consiglio Comunale perché il mio primo impegno sarà quello di costruire una Castelforte che sia luogo di dialogo, di confronto e di scambio.
Il nostro comune interesse è e deve essere il bene che possiamo e che dobbiamo fare per il nostro Paese. Credo che questo sia il nostro principale dovere ed impegno. Un impegno che ci siamo assunti nei confronti dei cittadini che ci hanno scelto e che ci hanno dato la responsabilità di essere amministratori. Credo molto nella partecipazione democratica e favorirò ogni buona e bella iniziativa che va in questa direzione, perché la cosa pubblica sia veramente di tutti e consenta a ciascuno di esprimersi con suggerimenti, idee e proposte. Allo stesso modo cercherò di costruire rapporti e relazioni importanti e significative con tutti i consiglieri comunali, che sono l'espressione della volontà popolare. Spero che il mio essere donna mi aiuti a svolgere il ruolo di primo cittadino con uno stile innovativo. Io sarò il sindaco di tutti, l'ho detto subito dopo la proclamazione e lo ribadisco oggi davanti a voi tutti. Non farò distinzione tra cittadini e cercherò di ascoltare i bisogni e le esigenze di tutti per cercare di trovare soluzioni capaci di assicurare la soddisfazione di ognuno. Ho già detto che non lascerò il mio lavoro, anche per non gravare il comune di un maggiore onere, e impronterò il mio agire alla semplicità e alla parsimonia. L'utilizzazione delle risorse disponibili dovrà essere molto accurata, evitando sprechi e curando il loro migliore impiego. Questi non sono tempi facili e i nodi da sciogliere sono molti, tutti importanti e decisivi. Abbiamo bisogno di essere uniti perché ce lo richiede la situazione di crisi nella quale viviamo. Dovrà avere un occhio attento anche a quanti sono in difficoltà e il loro numero potrebbe anche crescere. Spero chiaramente che la tendenza si inverta quanto prima e riprenda in maniera virtuosa un percorso di sviluppo. Di sicuro sarò vicino ai giovani, cercando di valorizzare ogni idea, ogni progetto e ogni loro aspirazione. L'iniziativa privata dovrà essere sostenuta e incentivata con tutti i mezzi possibili e utilizzando tutte le opportunità che la legge ci offre. Dovremo tutti insieme cercare di dare valore al patrimonio delle Terme di Suio con progetti sostenibili. Abbiamo già delle idee che sono nel programma, ma possiamo senz'altro andare oltre. Ho chiesto ai dipendenti comunali di fare squadra, di collaborare ancora di più e di essere parte attiva nella gestione dei servizi. Siamo tutti necessari e tutti utili e confido nel loro apporto di ciascuno, nell'apporto di ciascuno. Cari amici consiglieri comunali, dobbiamo stare insieme come una famiglia, perché solo unendo le forze possiamo veramente pensare di superare gli ostacoli che abbiamo di fronte. Auguro a ciascuno di voi buon lavoro e confido nell'apporto costruttivo di ciascuno, soprattutto delle minoranze. Sono tutti i cittadini presenti in aula consigliare, una folta presenza,
siamo veramente felici e grati che tanta gente si vede nemmeno questa della lista che sta qua sopra è vicina alla cosa pubblica, alla pubblica, al comune, al municipio, perché oggi noi abbiamo un grandissimo problema, non la dico per le minute, due secondi, un grandissimo problema è quello della crisi dei partiti, dell'identità della politica, che se vediamo a livello nazionale lascia il tempo che trova e siamo in forte difficoltà, ma lì c'è tanta gente vicina a un piccolo comune, a un'amministrazione comunale che si sta insediando, lascia ben sperare, perché poi questo deve essere un ricambio anche generazionale, oggi ci sta un ricordo, domani ci sarà un altro, dopo domani un'altra ancora, è opportuno che ci siano le giuste forze sane che fanno squadra vicino a questo tipo di problematica, perché vedete oggi quando si parla di politica la prima cosa si dice ah ma io sono i politici, sono loro i politici, no, quello mantiene la parola, quello non mantiene l'impegno, sfatare questa cosa non è facile, non è facile. Però ecco l'appello che faccio io a tutti i giovani, ai tanti amici che sono presenti qui in ascolto, è quello di fare queste cose. Se tutti quanti diciamo che il politico con quale ha in ragione è la peggiore cosa che possiamo fare, da tutto quella comunità che dice in televisione ha fatto un bel mondo, cioè l'Italia ha bisogno di un cambiamento, delle persone serie si sono avvicinate alla politica, perché se tutti quanti le persone serie fanno questo ragionamento, io come potrei dire no, ma meno male, insomma, non è che sto venendo, ho una figlia di 10 anni, ma che mi serve? Sarebbe egoistico questo tipo di ragionamento e non va fatto, non va fatto, ognuno di noi si deve impegnare e deve cercare di dare il massimo per il bene comune, perché poi alla fine ci abbiniamo, stiamo quanti in questo paese, quindi è importante che ognuno di noi dia un segnale. Fatta questa premessa, ringraziando il cuore della presenza, ringraziando tutti i cittadini che ci hanno pure sopportato e supportato in questa campagna elettorale, sempre aspra, piena di polemiche, però l'ha detto già Patrizia prima, noi la campagna è finita, dobbiamo ragionare, trovare la concordia, trovare il programmarci insieme nell'interesse del bene comune. E invece in questa filologia, in questa razza, in questo tipo di ragionamento che ho appena fatto, si va anche a impostare il ragionamento per quanto riguarda il Presidente del Consiglio. La maggioranza, mi pare di aver dato la loro volontà, è quella di nominare me Presidente del Consiglio Comunale. Io avevo dato la disponibilità non per falsa modestia, nel trovare altre soluzioni per amici che purtroppo la legge elettorale è cambiata, sono 6 consiglieri di maggioranza, 2 di minoranza, c'è stato un taglio drastico che nulla a che vedere con il taglio della spesa pubblica, il consigliere comunale oggi facciamo una seduta ci costa 15 euro, 18 euro, una cosa del genere. Se in un anno facciamo circa 10 consigli comunali arriveremo a 200 euro a pesare sulle casse del bilancio comunale, cioè è ridicolo che loro non hanno la forza di fare dalla giusta riforma elettorale, ci stanno 1000 persone tra Senato e Camera che più spesso vi da 15-20 mila euro e tagliano i consigli comunali che costano 15 euro a seduta, allontanando pure di più la gente dalla politica, da loro. E questo è il grosso guai che hanno capito. Io l'ho detto pure a qualcuno in qualche sede importante, dove ho fatto qualche intervento, ho detto questo non va altro che allontanare il gap che ci sarà tra la gente e Roma, lo scollamento sarà ancora più evidente, perché è inutile tagliare 5, 6, 7, 8 consiglieri comunali come è successo in un comune di 5.000 abitanti per arrivare a un risparmio di che cosa, è ridicolo, è veramente ridicolo. E quindi dicevo, il mio pensiero anche a quei amici che si sono candidati insieme a noi e che hanno fatto sì che noi siamo qua oggi pure grazie a loro, perché con il loro apporto da prima all'ultimo hanno contribuito in modo determinante affinché noi stessimo qui come maggioranza, e la stessa cosa dica segnalando il rispetto delle parti e dei cuori delle parti per la minoranza, però fanno parte perché c'è stato un voto di squadra che ha permesso sì che tu e loro stessero sempre nei banchi della minoranza, siccome noi siamo. E quindi io mettevo la loro e avevo dato una disponibilità di cercare di guardare i numeri, però purtroppo da politica anche questo è selezione purtroppo e si trova a fare delle scelte, ti piaccio o non ti piaccio, la scelta ci sta e penso che si insegna e devi andare avanti a essere proposito. Diceva e concludo, in quest'ottica faccio un appello all'interno del Consiglio Comunale per quanto riguarda il ruolo del Presidente del Consiglio che dovrei cercare di coprire e spero se ci riesco a essere nominato, spero che sia all'unanimità, faccio anche l'appello alla minoranza, perché abbiamo rapporti ottimi dalla vita, ci sappiamo, ci conosciamo, io vi posso dire che potrei nei miei limiti per carità umani, potrei essere un Presidente del Consiglio di garanzia di tutto l'intero Consiglio Comunale, facendo rispettare così come lo è stato Santo Testa negli anni precedenti, senza nulla togliere, anzi forse potrebbe essere meglio se sarà. E quindi dico,
fatto un appello all'unanimità presentato dal Tribunale per quanto riguarda questa figura del Presidente del Consiglio, che è una figura delicata, di terzietà, per il rispetto delle commissioni consigliari, del lavoro del Consiglio Comunale, cioè perché tutti quanti insieme dobbiamo risolvere la crisi di guerra e dobbiamo aprire una nuova stagione. Una nuova stagione che è quella del dialogo, della collaborazione, perché noi amici miei, se riusciamo a portare avanti un risultato, stamattina leggevo un giornale, stavo con un amico a leggere il giornale, 8 milioni di finanziamento a un comune di Mitro, ci serve, per capirci, un piano d'aria, piazze, strade, cioè, quelli sono i risultati che noi dobbiamo mirare come amministrazione comunale, l'intero consiglio comunale, perché quello significa che poi c'è anche il porto passa, Alessio passa, cioè siamo tutti quanti, ma poi dopo la giustizia municipale, no, ci sono tutti quanti, ma è molto 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 bello, cioè questa è una cosa che rimane, al di là di Giampiero Forti che è stato sindaco che ha fatto questo intervento, siccome l'ha fatto rimbalzato Pasquale Fusco, come fa adesso Patrizia, allora se tutti quanti lavoriamo come squadra per far sì che si raggiungano certi risultati, e mi riferisco alla provincia Prince e alla regione Lazio in subordine, non riusciamo veramente a portare degli ottimi risultati a casa in interesse di questa collettività. Quindi questo è l'appello che faccio all'interno del Consiglio Comunale per quanto riguarda a questo punto all'ordine del giorno. Grazie. Dobbiamo fare la votazione prima, vero? Sì. Allora facciamo prima la votazione, poi si inizia. Però nel momento in cui c'è stata un'indicazione da parte di Giampiero, credo che siete però da parte mia, intervenire, posso, sindaco? Certo. Allora, io pensavo che si dovesse prima concludere formalizzando l'insediamento del Consiglio con l'elezione dei presidenti, ma penso così nessun problema. Allora io innanzitutto prendo atto con soddisfazione del fatto che pur essendo il più vecchio sono l'unico nuovo consigliere del Presidente e quindi quando parlavo di rinnovamento non lo facevo così tanto per dire quando pensavo di rappresentare effettivamente un rinnovamento. Dopodiché ovviamente prendo atto delle dichiarazioni fatte dal sindaco e delle dichiarazioni fatte da Giampiero Forti, che ovviamente, come dire, segnano una diversa impostazione rispetto a quello che è stata la campagna elettorale. Prendo atto di questo cambio di tono, ne prendo atto con piacere e spero che sia, come dire, sentito. Io volevo solo fare qualche piccolissima riflessione, perché ritengo che nel momento in cui si conduce la campagna elettorale, se si è un Consiglio Comunale peraltro così ridotto, e concordo su alcune delle cose che diceva Giampiero sul fatto che questa riduzione dei Consigli Comunali così drastica non è che rappresenta un problema in termini di chissà qualità, che se si prendono ben altri dati da dover superare. Però voglio dire, l'occasione non può essere lasciata inutilizzata per dire quello che poi ho voluto anche rappresentare a tutti i cittadini con una breve lettera aperta che ho fatto dopo le elezioni, per ringraziare i cittadini dell'ampio consenso che è stato dato a me come candidato sindaco e alla testa. Se vi ricordate, io ho detto che Castelforte è diviso, le elezioni l'hanno diviso in due parti. Una parte che pur come dire, passando tanto tempo, tanti anni a dire che le cose non vanno, però alla fine hanno detto non vanno, ma è meglio continuare così. E quindi, se ricordo bene, ho parlato con un termine di rassegnazione, dice che le cose è meglio che vanno così. L'altra parte invece aveva inteso, come dire, rappresentare un cambiamento, e io mi ero fatto artefice di questo cambiamento. Quella volontà che io ho rappresentato alla campagna la ribadisco in questa sede. Io ho promesso in quella campagna elettorale, in tantissime occasioni, che avrei dedicato il tempo naturale di questa consigliatura a tempo pieno per il Comune. Confesso che avrei voluto farlo con una posizione di maggiore responsabilità.
la gente probabilmente ha detto di no, e quindi io ne prendo atto, ma continuerò questa forma di impegno, nel senso che con un'opposizione che ho definita rigorosa, senza scontro, ma ho definito anche costruttiva e pienamente disponibile a ritrovare insieme la soluzione dei problemi. Chi mi conosce sa che le posizioni velleitarie, cioè il no tanto per il no, non fanno parte della mia cultura e personale e politica. Questo non significa che staremo particolarmente attenti. Non aggiungo altro, però visto che stiamo parlando, voglio cogliere anche una espressione che ho usato da Rizzi al sindaco, quando ha detto: lei continuerà a lavorare anche per non gravare sul comune con l'adeguamento delle indennità, che mi sembra che ci sia la doppia, se uno, insomma, non lo so, quello che sarà, non è così importante. Però voglio, si dimezzo tanto. Io in campagna elettorale ho fatto una proposta, caro sindaco, cari consiglieri di maggioranza. Mi sarei aspettato una risposta a quella proposta che non è venuta durante la campagna elettorale. Credo che l'occasione sia oggi, sia oggi in questa sede, lo sia ancora di più nel momento in cui andremo a fare, credo, tra un po' di tempo, il bilancio, perché se non sbaglio il bilancio questo è ancora una sola, non ce l'ha. E la proposta è quella di rinunciare tutti agli monumenti. Non perché siano somme di chissà quale entità, sono d'accordo con Giampiero che sono cose che non risolvono i bilanci, che non consentono di fare chissà quante cose, ma sono il segno che in un momento in cui ai cittadini vengono chiesti tanti sacrifici, a noi che abbiamo l'onore di rappresentare per loro scelta un segno con il quale si dice: rinunciamo a questi monumenti, sia sindaci, assessori e sia quella inezia per i consiglieri comunali. Le procedure sono semplicissime, non occorre, qualcuno mi aveva accennato a qualche difficoltà addirittura di natura amministrativa, come se la cosa non fosse possibile, perché la legge prevede il compenso a sindaci, agli assessori e ai gestori di presenza ai consiglieri comunali. Vi assicuro non è vero, ci sono tantissimi esempi in Italia, me ne sono andato a vedere in questi giorni per motivi personali, ho avuto molto tempo di stare davanti al computer a perdere tempo, e quindi mi sono andato a vedere tutta una serie di casistica per le quali la procedura è estremamente semplice. Per quanto riguarda il compenso del sindaco degli assessori è necessaria una delibera di giunta, per quanto riguarda il gettore dei consigli comunali dice che è necessaria una delibera di consiglio comunale. Questa è l'unica formalità necessaria per fare questo lavoro. Il tutto, non ho fatto gli altri, ma porta, come dire, nell'atto della durata di una consigliatura ad una somma che, se non risolleva bilanci, se non consente di affrontare chissà quanti problemi, perlomeno costituisce un fondo da poter essere utilizzato per le cose più, come dire, bisognevole di attenzione, soprattutto nel campo delle persone che hanno bisogno di una maggiore forma di assistenza per le difficoltà che forse ci saranno sempre di più, e quindi è un segno che secondo me lo possiamo fare. E ribadisco qui questo punto. Chiudo ribadendo la nostra posizione di opposizione, ma una posizione che sarà attenta, ripeto, senza ascolto, ma state tranquilli, sarà costruttiva e propositiva, nel senso che io ho sentito le cose che ha detto Patrizia, e come si può non dividere una volontà di fare tante belle cose. Siamo d'accordo. Non si può non essere d'accordo, ma quindi saremo attenti sia nel verificare il vostro agire, la trasparenza dei vostri atti, l'equità con la quale le vostre scelte saranno fatte, sia nell'essere propositori di affrontare problemi che meritano di essere affrontati. Vi ringrazio per l'attenzione e rinnovo ancora gli auguri di buon lavoro al sindaco e agli assessori che hanno tutti i punti di Roma. È un'unica parola. Giampiero Conte ha fatto un appello all'unanimità per quanto riguarda il Presidente del Consiglio.
Io prendo atto, ripeto, del diverso tono che ci abbiamo usato rispetto a qualche comizio che ho fatto, perché se me lo ricordassi non ci penserei manco lontanamente ad accettare una proposta di questo genere. Ma siccome le campagne elettorali, le campagne elettorali cambiano, e siccome ritengo che questa funzione ha un rilevante istituzionale apprezzabile, ma insomma, voglio dire, non rappresenta chissà quale grande cosa, la proposta può anche essere oggetto di valutazione da parte nostra, ne parleremo con Giancarlo per valutarla. Ma una cosa è certa, e non perché uno voleva diversamente. Ai tempi della cosiddetta prima repubblica c'è stata l'abitudine che la presidenza del consiglio addirittura si offriva alla minoranza, la seconda parte del giorno non l'ho fatta non fraintendete minimamente che ci sia da parte mia, da parte di Giancarlo, il pensiero di quello assumo la presenza del consiglio. Cioè, è stata raccomandata questa, non abbiamo detto che non influenzare la vita. Per con Patrizia abbiamo già stabilito che la vicepresidenza non la io non voglio ricordare. Dobbiamo dare la vicepresidenza. Sì, per quanto riguarda, come dire, utilizzare questi incarichi, per l'importanza che possono avere, per risolvere meglio i vostri problemi, per mettere in condizione di lavorare meglio. Non ci è bastato questo. Grazie, ma non va bene, utilizzata al meglio. Non abbiamo problemi. Va bene. Vi auguro che non avesse. Allora passiamo alla votazione. Ci stanno le scelte. E devo nominare due scrutatori, due di maggioranza, Angelo Bobè. Ma tanto è semplice, e due di Cagliari, va. Angelo Bobè, di minoranza. Basta, tu vieni, mi affido anche. Vabbè, c'è cioè, il maggiore che siamo dai, quando eravamo in 16. E Cardillo ti mettiamo lo stesso giusto per ricordare. Due votazioni, una per la si sono divise. Thank you.
Pompeo, Bianca, Pompeo. Vicepresidente Bianca. Passo la parola immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli all'unanimità. Passo la parola al presidente Giambiotto. Ringrazio ancora il mio precedente intervento, che sono stato abbastanza prolisso, ringrazio ancora della felicità portata, vi ringrazio soprattutto la minoranza per il fatto qua, nel senso di responsabilità che gli ha anche questa volta contraddistinto. E quindi andiamo avanti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, a meno che non ci sia qualche intervento, se parla il Consiglio Comunale, poi chiede la parola Pompeo Angelo. Intanto buonasera a tutti, signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio Comunale, signori consiglieri, ancora una volta gli elettori che saluto e ringrazio mi hanno voluto affidare il compito di ricoprire la responsabilità di consigliere comunale. Non ho fatto manifesti, non li ho mai fatti, né prima né dopo, né nelle altre campagne elettorali precedenti, perché ho sempre privilegiato il contatto personale. E quindi i miei ringraziamenti agli elettori, anche quelli che questa volta non mi hanno votato, ma spero nella prossima, li faccio già da adesso, per la prossima campagna elettorale tra circa. Non nascondo che ciò è stata una felice riconferma, mi ha fatto molto piacere perché mi dimostra che l'impegno, la passione e la disponibilità con le quali mi sono dedicato al compito affidatomi sono stato premiato. Con semplicità, cordialità e rispetto per voi tutti e per i cittadini, continuerò perciò a svolgere il mio ruolo di amministratore e come sempre sarò disponibile verso tutti. La difficile situazione economica nazionale ed internazionale ci obbliga a lavorare ancora di più per cercare di affrontare le varie problematiche che tutti dicono aumenteranno. Ciò credo debba responsabilizzare ciascuno di noi a collaborare insieme al di là degli steccati politici, perché il nostro compito è sempre quello di guardare gli interessi generali della nostra cittadinanza. Sarà importante che questa collaborazione tra tutti i consiglieri comunali sia forte e vera, e da parte mia, come sempre, farò seguire i fatti alle parole. Continuerò perciò ad essere disponibile verso tutti i cittadini come il mio carattere mi consiglia di fare da sempre e anche al di là delle responsabilità di consigliere comunale. Perciò auguro al sindaco e all'intero consiglio comunale un proficuo lavoro anche per i cittadini che questo si attendono da noi. Grazie. Questo non mi interviene male, lo leggiamo per parte, chi ha più chiede di parlare. Giancarlo Cardino. Io non mi alzo per motivi inerenti al dolore alla gamba, quindi mi scuso, visto che tutti quanti mi sono alzati fino adesso. Innanzitutto buonasera a tutti, vedo che c'è una molta rappresentanza del popolo di Castelforte, che dimostra quanto siano attenti alle decisioni che noi siamo qui per prendere e quelle che prenderemo nei prossimi anni. E questo io credo che già vada interpretato, al di là di quello che può essere l'aspetto che rientra nella curiosità, può essere già interpretato come un fatto positivo, perché come si è sempre detto anche in campagna elettorale, la partecipazione è la migliore forma di democrazia che un cittadino possa avere a disposizione. Oggi, come tutti quanti abbiamo visto, è un consiglio comunale dove stiamo adempiendo gli obblighi di legge, di salute, ma per chi
chi mi conosce sa che io vado sempre un po' più a fondo e voglio anche fare un po' l'analisi del voto e cogliere quindi questa occasione perché sia noi, io, i cittadini ci si soffermi un po' a riflettere e capire se noi abbiamo fatto e se io pure ho fatto tutto quello che andava fatto. Riflettere e capire perché i cittadini, come diceva anche prima Paolo, io aggiungerei, considerato come è andato il voto, soprattutto quelli della zona della fazione di Suio, scelgono tra una forza come la nostra, progressista e riformatrice, che diciamo che aveva l'ambizione di proporre un modello più trasparente, un modello che voleva proiettare Castelforte verso uno sviluppo economico e sociale, e invece i cittadini hanno scelto un modello diciamo conservatore nel senso politico del termine, sicuramente un modello ben collaudato, chi più di me lo può dire, però che si basa, e ovviamente questo è l'onere della prova, poi costituirà e mi dirà ragione pure torto, che si basa sulla proposta di idee ancora non tanto chiare, forse per certi aspetti già obsolete, che fino adesso non hanno mai permesso di decollare in una maniera chiara, in maniera reale, e collocare Castelforte in una situazione che più gli si confà. Ho detto, io queste cose le posso dire perché io ho rivestito dei ruoli di esecutivo negli anni precedenti, e quindi è giusto, sarebbe ipocrita non dire queste cose, sarebbe come se mi nascondessi dietro un dito e non assumere anche le mie le responsabilità. Però la cosa strana che io ho notato in questa campagna elettorale, e quando noi andavamo a parlare, noi quando andavamo a chiedere, tra virgolette, andavamo a chiedere il voto, lo andavamo facendo parlando del nostro programma. Devo dire che buona parte, io azzarderei anche a dire tutti, lo apprezzavano, e d'altro canto criticavano aspramente l'altro di programma, e devo dire comunque sempre nell'ambito di una visione politica, quindi veramente fino a un certo punto la campagna elettorale ha avuto dei connotati sì di forte contrapposizione, ma di forte contrapposizione politica, e questa è una nota che va sottolineata con positività. E diciamo allora, però dopo alla fine siamo trovati che i cittadini, soprattutto di quell'area, hanno espresso, hanno utilizzato il loro strumento che hanno nelle proprie mani, che è l'unico strumento democratico, che è quello dell'esercizio del voto, e hanno dato fiducia diciamo alla lista che rappresentava, come diceva il candidato sindaco allora e adesso sindaco, al quale faccio gli auguri miei personali oltre che politici, un in bocca al lupo sincero, rappresentava la continuità. Quindi diciamo che c'è stata una risposta che in poche parole, consentitemi il termine, la gente, sebbene per pochi voti, ha preferito un vecchio modello, non so, chiamiamolo un modello già collaudato, come ho detto prima, per quali possono essere i motivi. Allora, questa è la domanda che io voglio lasciare a tutti, a noi, e ognuno ci deve fare giustamente la propria analisi del voto e darci la propria risposta. Io personalmente ho provato a capire se ho fatto qualche errore di tempistica, di tempo, di valutazione, politico. Certo, il mio risultato elettorale direbbe di no. Comunque, sono arrivato alla conclusione, e lo voglio dire senza alcun ombra di dubbio, che se io potessi scegliere, oppure potessi morire due volte e due volte tornassi a nascere, farei esattamente le stesse cose che ho fatto in quest'ultimo scorcio di consigliatura. Allora io mi domando, la causa della sconfitta, anche se per me una differenza di 50 voti difficilmente si può dire che è stato bocciato un progetto, quali sono? Tante proposte di soluzione a problemi, a situazioni di natura personale rispetto a un problema di natura generale.
Il nostro modo di risolvere i problemi ai cittadini era ed è quello di creare le condizioni per uno sviluppo generale nel quale tutti hanno un ruolo e tutti partono dalla stessa linea di partenza. Cioè, questo è quello che va chiesto a un politico ed è questo quello che noi avevamo proposto. Cioè, noi volevamo creare le condizioni affinché accadesse questo. Però in questi giorni tutti, ci sono anche ovviamente le forze dell'ordine, e saluto il maresciallo De Toro. Come tutti sapete, il 23 maggio scorso ricorreva l'anniversario della strage di Capaci. È morto Falcone, gli uomini della sua scorta, e lì con loro è morto un pezzo dello Stato. Loro sono morti per difendere lo Stato e le sue istituzioni. A Castelforte, sindaco e cari colleghi consiglieri, le istituzioni le rappresentiamo noi. Ecco, il mio augurio, ecco adesso arrivo all'augurio, è che tutti noi possiamo svolgere questo ruolo nel rispetto delle regole, delle leggi dello Stato e della Costituzione, e mai, dico mai, usare il ruolo che abbiamo per il perseguimento dei fini personali o per fare riduzioni nei confronti di chi la pensa diversamente o magari per chi non ci ha votato. Se accadesse questo, non ci daremmo un'altra volta Falcone e Borsellino e tutti i servitori dello Stato che hanno dato la vita perché credevano nelle istituzioni, nella democrazia e soprattutto credevano nella legalità. Questo è il vero giuramento che dobbiamo fare da Castelforte, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, che questo è il messaggio che noi dobbiamo dare ai nostri concittadini. È solo così che si potrà dare un futuro alla nostra nazione e al nostro paese. Il nostro conterraneo Vittorio Foa diceva: è solo attraverso l'esempio che noi politici daremo ai giovani che essi decideranno di avvicinarsi o allontanarsi dalla politica e dalle istituzioni. È solo attraverso l'esempio che infonderemo ai giovani quella fiducia e credibilità nei loro mezzi per essere artefici del loro futuro. Paolo, l'ha già detto lui, svolgeremo il nostro ruolo nel rispetto del mandato avuto dai cittadini. Vigileremo e laddove è necessario la nostra sarà una posizione dura e intransigente e senza sconti. Sarà un'opposizione idealista e ideologica, ma saprà essere anche dialogante e collaborativa quando questa maggioranza, esercitando il suo mandato, farà proposte che noi riteremo valide per lo sviluppo del nostro Paese. In questo caso noi ci saremo. Concludo comunque con i doverosi e sentiti ringraziamenti, cominciando dalla mia famiglia. Soprattutto voglio ringraziare mia moglie, che nonostante le forti difficoltà e disagi che viviamo nella nostra casa, ha dovuto, per far sì che io affrontassi questa difficile campagna elettorale, ha dovuto compensare anche quel già poco che facevo in casa. A lei gli voglio dire grazie e gli voglio dire scusa di tutto questo disagio che ti ho creato. Voglio ringraziare a tutto il gruppo di amici, compagni che mi hanno sostenuto moralmente e elettoralmente, portandomi ad essere il consigliere più votato, non solo di Castelforte, ma proporzionalmente di tutta la provincia di Latina dove sono svolte le elezioni. Ringrazio il gruppo di giovani, molto numeroso e motivato, perché attraverso loro ho vissuto una campagna elettorale densa di emozioni e sentimenti che mai avevo provato prima, e a loro dico di star tranquilli, perché io saprò ricompensare la loro fiducia stando ogni giorno insieme a loro, vicino a loro, facendo crescere così, questo è il grande impegno che avremo soprattutto io e Paolo, facendo crescere così la nuova classe dirigente di Castelforte.
e per ultimo, ma sicuramente non perché meno importante, un forte e sentito grazie a Paolo Ciolla per il coraggio, la determinazione che ha dimostrato mettendo a disposizione la sua persona in una campagna elettorale veramente difficile. Ma soprattutto lo voglio ringraziare per l'entusiasmo e le forti motivazioni ed ideali che ci ha trasmesso, gettando così le basi per un nuovo progetto che avrà e ha l'ambizione di amministrare il futuro politico e amministrativo di Castelforte. C'è qualcun altro che chiede di intervenire? Io volevo solo dire due parole per quello che ha detto prima il generale. Niente, io ho preso atto di quello che hai detto Giancarlo, però è chiaro che noi ci siamo presentati ai cittadini con un programma che è molto semplice, alla portata di tutti, che è stato votato, siamo stati votati e quindi la gente ha ritenuto che quello che noi gli abbiamo proposto e ci hanno dato la loro fiducia. E quindi penso che essendo stati eletti in maggioranza penso che non ci siano dubbi sulla volontà dei cittadini. E ti faccio i complimenti per l'affermazione, ci mancherebbe, ma penso che te l'ho già ribadito, che in pratica è il risultato di anni di lavoro fatti insieme a noi. Per quanto riguarda la strage dove ha trovato la morte Falcone, insieme a te, quando amministravamo insieme, abbiamo dato talmente importanza a questo evento che nel nostro paese c'è una piazza intitolata a Falcone e questo la dice lunga sull'episodio. E tant'è vero che io ho fatto un comunicato stampa, non abbiamo fatto in tempo, ma abbiamo previsto una manifestazione per l'interessamento delle scuole che abbiamo ritenuto insieme al dirigente scolastico fare nel periodo di settembre, all'inizio delle scuole, perché in questo momento non c'era il tempo, visto che i ragazzi sono impegnati negli ultimi giorni di scuola, negli esami e quindi. E il fatto che tu hai portato questa votazione, questo consenso elettorale, perché hai amministrato insieme a noi, hai amministrato bene, ma abbiamo amministrato tutti, cominciamo dal sindaco Forte e da tutta l'amministrazione intera, anche da quelli, dai delegati, da coloro che avevamo attorno. Negli ultimi mesi hai fatto le tue scelte, senz'altro con dei motivi molto validi, e poi alla fine è arrivato il risultato, ha premiato la continuità, il risultato da parte dei cittadini, ne dobbiamo prendere atto noi, ne prendete atto voi. L'invito che vi ho fatto, e penso che prima che essere dei politici siamo soprattutto degli amici e abbiamo parlato lungamente, e a noi interessa a tutti quanti di operare e di cercare di dare il massimo di entusiasmo e di impegno affinché si possa avere un ritorno economico a secondo dei nostri referenti negli enti sovracomunali e un ritorno di servizi per il nostro territorio. Ben vengano da tutte le direzioni e da tutti i partiti questi aiuti. Ma io non ti ho mica accusato che non hai fatto la ricorrenza. Tanto è vero che tu parlando di quello dici, no, io ti ho detto che noi insieme a te quando l'avete fatto non c'era quello, non c'era. Quando c'era il sindaco, vabbè, comunque per dire io non ho messo mica in discussione siccome tu certo, hai fatto un'attenzione sulla cosa, allora io ho ribadito che pure noi ci abbiamo detto. Poi magari possiamo discutere sul motivo per cui io ho preso il consenso, ma non è questo adesso. Ma non è quello il problema, cioè, il problema è che il io ho detto, infatti ho lasciato a tutti la possibilità di io ho lasciato l'invito a te ad analizzare. Non è un battibecco. No, non l'ho chiamato. Va bene. Io forse ecco è il caso di aggiungere una riflessione a quello di. Ha detto Patrizia il sindaco Procanzi, cioè ho seguito poi l'intervento di Giancarlo Carlino e devo dire che alcune cose le condivido, altre non le condivido affatto, cioè nel momento in cui a noi ci fa l'accusa tra di noi di essere un modello vecchio e conservatore, insomma
Da che mondo è mondo politicamente, forse non si sta facendo. La sinistra è progressista. Ma poi non è la fase della idealista ideologica. Se mi ci fai fare un attimo, c'è ancora più, ma anche più due parti con il modello conservatore e vecchio. Tu forza progressista che hanno un programma di metterti pari ai nastri di partenza, come se noi fossimo dei prepotenti, dei conservatori, del vecchio, che non siamo progressisti. Hai parlato pure spezzettando una comunità che c'è piccola di suo, no? Area di suo, nell'area di suo. Io non farei una differenza, una correlazione. Sì, Presidente, lui già sta cominciando a sforare al tuo ruolo. Dove fare il dire della fiducia che ti ho del credito che ti ho dato? Due, io ho fatto un'analisi del voto, è o non è vero che a suo c'è stato un maggior consenso? L'analisi del voto l'ho fatta io. Ma io posso dire no, però per passare come se io sto facendo una vita, ho detto l'analisi del voto, io c'è un bravo, non è che sia proprio capacissimo, penso. E così come i giovani penso che stanno dalla parte, stanno dall'altra, ma no, tutti e due si possono dare, noi abbiamo diversi candidati, giovani, eccetera, ha un bel punto forte, ma soprattutto su questa parte volevo fare parte di te. Opposizione, idealista e ideologica. Però io no, se su questo ragionamento l'avessimo fatto noi, che siamo espressione di un gruppo politico, UDC e PDL, ci potrebbe stare questo ragionamento di noi, ma anche se con le dure, ma tu sei portatore, penso io come il mio pensiero, spesso sbagliato, portatore di una volontà all'interno di una lista. Soprattutto civica, perché se tu fai idealista ideologica, allora mi va da pensare che qualcuno la PDL che faceva parte di te in quella candidatura a esprimere Mauro Ciola Sindaco non trova oggi rappresentazione. Perché se facciamo un discorso idealista ideologica ci sarà qualcosa che stride, però la non ho capito questa è un'osservazione del tutto tua, che non è contro né a tua che diversa in questo momento. Secondo me un refuso del tuo studio. No, assolutamente non è così, perché noi che chiaramente noi abbiamo le nostre casacche, non ci siamo nascosti, tanto è vero che proprio tu in un comizio mi hai accusato di essere il seguace di qualche tipo di ideologia. Ragazzi, se mi fatto lascia stasera la bucio qua, se no a me possiamo stare tutti visivamente, anzi vi ho ringraziato a tutti i componenti della lista. Quindi concludo il mio intervento e chiedo se ci sono altri che quando parlate andiamo avanti con l'ordine del giorno, l'ordine del giorno che prevede il punto 4, vero? Presa d'atto della comunicazione dei componenti della giunta comunale, do la parola su questo punto al sindaco Patrizia Cherano. Ora, nominati assessori Casale, Antimo, Damiano alla 1.15, Di Mambro Carmine all'urbanistica, Terilo Michelina, turismo, ambiente, programmazione e manifestazione culturale. Carica di vice sindaco Casale Antimo Damiano. Io colgo subito l'occasione per farmi gli auguri di buon lavoro. Qui ci stanno delle presenze, ci stanno potenziamo le presenze. Abbiamo
ho avuto modo anche di constatare sulle nomine degli assessori, sul numero dei componenti degli assessori, la legge è cambiata, ci sta più il numero di prima, 6 più sindaco, ma abbiamo 3 assessori, 7 Lex, 2 Lex, e dobbiamo purtroppo attenerci alle disposizioni emanate dal testo pubblico, eccetera. Però va quella amara considerazione che facevamo prima su questo taglio indiscriminato dei consiglieri comunali e degli stessi assessori, del numero degli assessori che non hanno un posto, e apre tutta una parentesi, riprendendo su un punto di Paolo, io personalmente non avrei nessun tipo di problema nell'azzerare i miseri compensi che già sono qua sul comunità, si fatto 4.500 abitanti, apre prima il mio pensiero personale, quindi ne vado un po' più oltre, invitando gli assessori a fare squadra, a programmare una serie di interventi sul nostro territorio, ma soprattutto mi vorrei proprio pure di fare una precisazione, che è quella relativa anche alla figura del consigliere comunale. Vedete, la figura del consigliere comunale oggi sono 5 consiglieri comunali, e questi, diciamo, che devono pensarla come se fossero assessori tutti gli effetti, 5 consiglieri comunali, perché più di 2 della minoranza dei consiglieri comunali, perché hanno un peso completamente diverso, specifico completamente diverso da prima. Perché intanto per essere qua in comunale, che veramente più spesso deve avere circa 200 di voi, insomma, non mi ricordo di deciso qual è l'ultimo delle dirette, insomma, cioè il numero considerevole di voi. E poi bisogna ragionare nel concetto di fare squadra, nell'interesse della collettività, indipendentemente dalla cadenza assessore o meno. Io personalmente farò il presidente del consiglio, ma se Patrizia e se gli altri amici ci sarà un coinvolgimento diretto sulle varie problematiche che stanno sul tappeto, all'interno della stretta che tengo il presidente del consiglio o assessore al lavoro pubblico, oppure se mi vuole interessare il bilancio, chiedete, io sono disponibile a dare un piccolo contributo. E quindi al di là della delega semplice che avete voi come delegati, io vi invito a ragionare a 360 gradi, a tutto mondo, perché le incompense saranno tante. Io ci sono passato per 10 anni, altri prima di me, però vi dico che sono talmente tante incompense da portare avanti, perché poi c'è modo e modo di fare l'assessore, c'è modo e modo di fare il consigliere, modo e modo di fare il sindaco. Se ci fermiamo, e questa è stata un po' la polemica sulle missioni degli amministratori fuori, no? Se ci fermiamo a fare un ragionamento solo qua dentro, qua alla fine si finisce il piange morto, insomma, perché il bilancio è quello che è, le risorse non ci stanno, il bilancio non ci stanno, se qua non si mette in testa l'amministratore, già da lei, capiamo, che bisogna andare alla prima provincia per cercare di trovare finanziamenti, regione su cui le amicizie ci stanno, cioè tutto questo circuito virtuoso, specialisti di ingegno, stanno insieme a un modello vecchio e logorato, non ci tagliamo. Ci ha portato ben risultati, grazie a lui, ma penso sempre dei soldi dalla regione Lazio, perché poi il giorno è di squadra, poi è sinistra e destra, chi è quello della destra, chi è quello della sinistra, ognuno di noi ha una pile in provincia, in regione, che deve sfruttare. Io so che Patrizia Bello stamattina si è incontrato con il presidente Busani e già sta lavorando in questo settore, in questa direzione, cercando di trovare delle soluzioni a delle difficoltà enormi che si presenteranno, che stanno sul territorio. Cioè, noi quando abbiamo basta poco per minare, vediamo erba alta, la polizia delle migliori, ma se noi siamo rimasti con 2 o 3 operai, eravamo in 18, eravamo con i famosi GLS, eravamo 18, siamo rimasti, perché abbiamo accompagnato qua la pensione grazie a un circuito virtuoso alla pensione, però siamo rimasti 3 di fare il gestione degli operai, e quindi veramente è impossibile pensare solo a questo attuale momento, la processione sopra la Val di Susa, la processione a Casa del Fuoco, cioè bisogna vedere la regola tutta là, e con l'acqua il sole che esce, questa cresce di smisura, diventa veramente un problema di sacrificio. Allora ecco, ben fatto, la vista stamattina, grazie al Presidente della Regione Cusani, gli ha chiesto la data di disponibilità sì, per una serie di interventi di questo tipo sulla pulizia del territorio, delle strade, delle erbacce, che sono delle piccole cose che però ci diamo parecchio, sia dal punto di vista economico contabile, sia dal punto di vista delle risorse umane che non abbiamo. Allora, ecco, l'invito che
faccio gli assessori, che poi sono gente che ha avuto gente di essere consigli comunali, di essere assessori degli anni precedenti, insomma hanno già una certa esperienza, sanno già come funziona la macchina amministrativa, quindi salgono su un treno in corsa, perché attenzione, questo è un treno in corsa. Fuori non ci fanno sconti, se siamo bravi a indirizzare sulle problematiche, sui finanziamenti, sui progetti candidati, allora stanno messi alle strette alle porte e devono mollare, ma se non li indirizziamo non ci viene a chiamare nessuno di loro che presenta. Grazie. Io volevo dare un ringraziamento agli assessori appena nominati, e senz'altro faremo squadra, abbiamo già esperienze precedenti, ma è chiaro, come ha già detto Giampiero, siamo solo in sei di maggioranza, quindi insieme agli assessori e anche ai consiglieri sarà una squadra unica, con una banda che suona sempre lo stesso inno, quindi io mi sono ritrovata ad apportare in una realtà dal giorno dopo le elezioni, mi sono messa al lavoro, ma è chiaro che ho bisogno dell'aiuto di tutti e quindi speriamo di fare del nostro meglio per il bene di Castelforte, e quindi buon lavoro anche a voi insieme a me e buon lavoro anche ai consiglieri che siedono in questa assise. Presidente Gardillo Giancarlo, innanzitutto consentimi la battuta, caro Presidente, ti ricordi tu in questo momento sei il Presidente dell'intera assise e non sei più... Ci abbiamo una sindaco o una sindacessa, come preferisci? Si dice anche sindaco. Sì. Quindi diciamo che il tuo ruolo è super parte, noi ti abbiamo dato un'apertura di credito in questo, quindi le tue situazioni politiche è ancora più è ancora più più attuale. Ma vi posso... sta andando bene, volevo fare solamente gli auguri ai tre nominati, agli assessori, anche perché sappiamo che avranno delle grosse difficoltà dal punto di vista anche dell'esposizione in consiglio, perché poi lo statuto, anzi vorrei pure di rivedere queste cose, cioè lo statuto ti permette di intervenire solamente sulle materie che sono di propria competenza, quindi diciamo per certi aspetti con queste nomine di assessori esterni, che se voi ricordate io non ero neanche tanto d'accordo sul bravo lo statuto, ma l'ho votato per spirito di partito all'epoca. Volevo fare gli auguri anche perché a Carmine lo conosco come cittadino, non come politico, anche se ha avuto dei trascorsi come consigliere comunale. Gli altri due ho collaborato per 5 anni, mi riferisco a Dirillo, ma ad Antimo soprattutto, addirittura in carico di vice sindaco, sono sicuro che lo svolgerà nel migliore dei modi, anche perché lo conosco per impegno e per serietà. Il mio vuole essere in bocca al lupo, ma che significa? Vale la stessa cosa che ho detto prima dell'introduzione, staremo sempre lì, niente scordi, ma sono sicuro che si potrà dialogare, quindi in bocca al lupo anche da parte nostra. Grazie. Bene. Andiamo avanti con l'ordine del giorno. A che punto stavamo? La 5.5, elezione della sezione federale comunale. Qui il testo unico, questo esempio, è l'elezione dei componenti della commissione elettorale, il sindaco è politicamente parte, due di maggioranza e non di maggioranza, si vota con un solo nome per volta, le modalità di votazione sono le stesse. Perfetto, allora prima per gli effettivi un solo nome e il sindaco non partecipa alla votazione. I fondatori Angelo Pompeo, Angelo Paolo Gianni, no, non posso forzare, lo stesso non posso fare. Allora,
E problemi del lavoro soprattutto dei giovani.
sì, sto facendo un sunto delle linee programmatiche perché questo è già legato al verbale ed è già stato presentato all'attenzione dei cittadini durante la campagna elettorale, è stato consegnato in tutte le case, quindi ne sono al corrente tutti, quindi faccio un sunto proprio in avvisato. E la prossima amministrazione, quindi la nostra amministrazione, dovrà concentrare e ricercare ogni forma di investimento sull'area termale per cercare ogni forma di occupazione e sviluppo economico del territorio. E per questo motivo saranno incentivati e finanziati sia direttamente sia con finanziamenti europei, statali, regionali, provinciali, che tutti quegli interventi finalizzati a sostenere i giovani nelle loro iniziative lavorative, quali la formazione di cooperative e di cucine informative. E saranno messe in campo tutte le iniziative in collaborazione con gli operatori e gli imprenditori che intenderanno realizzare interventi sul miglioramento e potenziamento delle attrezzature e alberghi termali e soprattutto per la realizzazione di nuovi interventi. Cercheremo di operare insieme anche agli altri comuni soprattutto per iniziative quale la costituzione della città del Golfo, perché proprio così che possiamo poi poter parlare di un turismo integrato per quanto riguarda la nostra area del mare. E non è che possiamo fare grandi opere perché siamo un piccolo comune, ma cercheremo di impegnarci per delle piccole cose quali la realizzazione di aree di sosta verde attrezzato, la sistemazione dei marciapiedi, la creazione di un collegamento con la zona collinare di Valle di Suglio e Valloga con la zona del mare, quindi tutto ciò che come piccole infrastrutture possiamo creare affinché si sviluppi questa zona. Per quanto riguarda poi i vari argomenti, abbiamo toccato pochissima con la variante normativa che è stata già adottata all'unanimità dal Consiglio regionale e poi ora all'attenzione dell'assessorato urbanistica alla Regione Lazio, l'ambiente che prevede la prevenzione della messa in sicurezza dei costumi della cortigiana ausente, opera di controllo e monitoraggio per prevenire gli incendi, creazione di impianti fotovoltaici e un parco eolico e reperimento di un'energia geotermica nella zona di Suglio, la valorizzazione dei centri storici che già abbiamo fatto con Suglio e stiamo continuando con Castelforte, il recupero e il risanamento delle facciate dei fabbricati nei centri storici, stiamo continuando l'opera di recupero del Castello di Suglio. Un grosso impegno anche da parte dell'onorevole Altoporto è stato fatto per quanto riguarda la realizzazione dell'auditorium, perché abbiamo bisogno di un posto dove poter svolgere le nostre attività culturali. E stiamo intervenendo sulla pubblica illuminazione, il completamento dei marciapiedi di via Garibaldi, per la forma di Suglio è previsto un parcheggio nella zona adiacente di fronte alla piazza della chiesa, e per Suglio Paese il prolungamento del marciapiede già fatto e la pavimentazione della piazza di San Nicola, per Suglio Valle stiamo completando altri marciapiedi con l'illuminazione, la località di Rio Grande vede la sistemazione di verde attrezzato con percorsi pedonali e marciapiedi, interverremo sulla viabilità, siamo intervenuti abbastanza anche per la viabilità montana e continueremo ancora a farlo e per l'edilizia scolastica. E poi per quanto riguarda i servizi sociali, la cultura e l'associazionismo continueremo quello che è stato fatto già precedentemente, dando particolare attenzione a quella parte di popolazione disagiata, quale anziani e disabili. Un occhio di riguardo sarà dato alle problematiche delle donne, in quanto il sindaco è una donna e quando a Lazio si chiedevano le quote rose, oggi posso rispondere che le quote rose sono rappresentate dal sindaco e che nella giunta c'è una quota rosa, quindi oggi lo posso dire, prima non potevo. Per le politiche giovanili cercheremo di mettere in atto tutte quelle azioni e le iniziative per la partecipazione dei giovani alla vita sociale e culturale della nostra città. Sono attivi già, stiamo dando avvio al piano locale giovani, già è stato attivato l'Eurodesk, il portale dei giovani, e insomma questo è il programma che metteremo agli atti del Consiglio. Ci sono anche altre cose, però visto anche l'ora tarda ne sono al corrente tutti, quindi lo mettiamo agli atti.
E lo dobbiamo mettere a votazione. E lo mettiamo a votazione. A questo punto, chi è, non so se Giancarlo riesce a entrare, no? A questo punto numero 6, presentazione di linee programmatiche di governo. Chi è favorevole? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei favorevoli. Sei favorevoli. Chi è il contrario? Nessuno. Chi si astiene? Uno. Punto numero 7, indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni. La parola al sindaco. E questi sono solo degli indirizzi per la designazione dei rappresentanti comunali, i requisiti che devono avere le persone che poi diciamo verranno eletti comunali, enti e delle aziende e delle istituzioni. Sono solo degli indirizzi. Dove per esempio si dice tutti che devono essere lì per l'elezione di consiglio comunale, quindi i requisiti. Rapida lettura dei punti. Per la nomina e designazione, per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso enti, aziende e istituzioni, gli interessati dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale. Possedere una particolare competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per uffici pubblici di governo. Non essere in rapporto di parentela, di coniuge e affinità fino al terzo grado con il sindaco. Per la revoca, nella revoca dell'incarico incorreranno i singoli rappresentanti nominati o designati, che senza giustificato motivo non prenderanno parte al numero di 3 sedute consecutive dell'organo di cui sono componenti e quando viene meno il rapporto di fiducia tra nominato e nominante, quando venga a mancare uno qualsiasi dei requisiti richiesti per essere candidati alla carica di consigliere di comunale. Prima di adottare il provvedimento di revoca dovranno essere sempre contestate le inadempienze o situazioni che lo determinano, assegnando contro termini per eventuali giustificazioni. I provvedimenti di revoca dovranno essere adeguatamente motivati. L'assunzione di tutti i provvedimenti dovrà essere preceduta dalla consultazione dei capigruppo consigliari. Punto 3. Comunicazione dei provvedimenti. Sia i provvedimenti di nomina e designazione che quelli di revoca dovranno essere comunicati al Consiglio in occasione della prossima seduta successiva. Perfetto. Io penso che su questa proposta di operazione. Parola a Paolo Ciocca. Sono criteri condivisibili. Se non trovate difficoltà, perché non aggiungere due parole dei requisiti, competenze eccetera, aggiungere un inciso che devono essere comprovati mediante il deposito, mediante il comune di una foto di un curriculum specifico. Cioè tutto deve essere verificato al curriculum che deve depositare il curriculum nella segreteria del comune. Chiaro quello che vuol dire? Sì, questi requisiti vittima di un 267 gli dice quello il testo unico oppure sul detto questi sono quelli non su questa legge questa legge quindi non dice quali questi requisiti sono quelli sono requisiti dalla legge non è quali curriculum che cosa voglio dire questi requisiti poi il sito di Parano ci dà una foresta perché ha parlato con leggendo e allora io ripeto chi diciamo si propone per questo tipo di incarico esterno deposta la biblioteca del comune con curriculum ma io penso che sulle sue dichiarazioni e dal quale si emettono queste competenze che sia una dichiarazione da parte curriculum una dichiarazione penso che sia prevista io vi propongo di aggiungere per possedere una competenza tecnica da comprovare da elencare in apposito curriculum però il curriculum sembra più una cosa curriculum sta vedendo il curriculum a tutte 250 persone per fare l'assessore a Parma sarebbe stato chiedendo il curriculum per vedere le persone che hanno le caratteristiche penso che a noi sono
Secondo me non dovete avere difficoltà a farlo. Vabbè, io più una dichiarazione forse. Ti rispondo di prevista la legge, una cosa del genere. Ma una dichiarazione. È una proposta, ripeto, che pulito però posso andare a dichiarazione. Possiamo aggiungere, Paolo. Pulito dichiarazione, apposita autodichiarazione che ci definisce. Seguito alla votazione di cui all'articolo numero 7 con la modifica che ha proposto l'ingegnere Paolo Giova, che il Presidente Consiglio accoglie nella sua piena autorevolezza e ringrazio la collaborazione che ci ha dato Paolo, che si vede già dal buongiorno al mattino. Scherzo Paolo. Allora, chi è favorevole al maglingaggio? Questa mica è di mezzo di vita, no? No, è poi c'è la presa d'atto della non delegabilità. Per quanto riguarda il gruppo DC, per quanto riguarda il gruppo DC, all'unanimità abbiamo disegnato la soluzione. Per quanto riguarda quello della PDL, ma il sostituto non lo dici tu? No, non c'è, non c'è. Ah, c'è, no, solo il capo. Ok, per quanto riguarda quello della PDL, nel nome di testa del Santo. Per quanto riguarda la minoranza, allora questo gruppo intende individuarsi come gruppo Insieme per Casaforte, quindi come rappresentante di tutta la lista che ha partecipato alla elezione, e quindi in quanto tale intende rimanere per l'intera durata della consiglieria. Il capogruppo di Insieme per Casaforte è sottoscritto Paolo Ciotta. Perfetto. Faccio gli auguri di buon lavoro ai cari gruppo e do la parola a Alessio Fusco, mi pare mi ha chiesto la parola, giusto? Sì, mi do la parola intanto per salutare tutti i cittadini qui presenti e poi per ringraziare innanzitutto i cittadini che mi hanno ridato la fiducia, grazie a, soprattutto a quello che è stato il loro gruppo, una fiducia ancora più importante, quando è venuta dopo una consigliatura, è stata come si può dire un consuntivo di quello che è stata la mia opera durante l'amministrazione forte. Volevo ringraziare anche tutti i consiglieri comunali DC che mi hanno concesso l'onore di rappresentare il nostro gruppo all'interno del Consiglio Comunale. È per me un vero onore, essendo il consigliere più giovane presente in questa aula, e ciò significa che i miei colleghi consiglieri credono nelle mie capacità rappresentative e aggregative. Una riflessione volevo farla anche su quelli che sono gli interventi che mi hanno preceduto, anticipando che sono totalmente d'accordo sull'intervento fatto dal consigliere Ciorra, un po' meno su quello dell'amico Giancarlo Gallino, ma non voglio commentarlo in modo specifico. Un invito però voglio farlo a tutti i consiglieri presenti, e cioè che la campagna elettorale è finita. E quindi possiamo anche più soffermarci su quelle che sono state le votazioni, che nonostante quello che appunto diceva Gardino, ha visto comunque la nostra lista vincere in tutte le frazioni, compresa anche quella che è stata forte centro. Ma fatto questo piccolo inciso, da oggi dobbiamo lavorare per il bene della collettività senza differenza alcuna da quello che è la maggioranza e quella che è l'opposizione, in quanto il popolo ha bisogno del nostro lavoro quotidiano e siamo qui a rappresentare l'intero popolo di Casalforte, e per quello che possiamo fare impegnarci appunto per risollevare quelle che sono la situazione del nostro paese. Grazie. Grazie Alessio. E quindi abbiamo preso atto la nomina dei capigruppo. Per quanto riguarda gli altri punti, dal 9, 10, 11, 12, 13 e 14, abbiamo già prima del Consiglio Comunale deciso di rinviare questi punti al prossimo Consiglio Comunale, magari si nomina la nomina dei capigruppo e quant'altro, per non solo rinviare i punti che sono oggi all'ordine del giorno, ma anche per integrarli. Grazie e buonasera a tutti. Con la, oggi lo possiamo dire perché si è insediata, con la neo sindaco
Patrizia Gaetano a Castelforte, comincia un lungo periodo di lavoro, però in modo sereno, lo possiamo dire, oggi è stata una seduta tranquilla. Senz'altro, sì, abbiamo fatto un bellissimo consiglio comunale con tanta serenità sia da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione, e questo ci fa presagire un buon percorso che ci vede impegnati per il nostro territorio, per migliorare tutto ciò che c'è da fare. L'impegno sarà il massimo e l'entusiasmo altrettanto, e raccoglieremo tutte le iniziative che anche ci proporrà la minoranza, che stasera ha dimostrato, votando anche all'unanimità la figura del Presidente del Consiglio Comunale, e quindi penso che ci si prospetti un percorso sereno nella migliore collaborazione e fattività da parte di tutti i consiglieri. Abbiamo nominato la giunta che vede come assessori Antimo Casale con la carica anche di vice sindaco, quindi come avevo promesso il vice sindaco viene rappresentato dalla zona di Suio, Michela Terillo e Carmine Di Mambro, però insieme a loro ci saranno anche i consiglieri e anche i delegati che senz'altro ci aiuteranno in questo percorso molto difficile che ci aspetterà, perché la crisi economica incombe a livello nazionale e a livello locale, e quindi non sarà facile andare avanti visto anche le ristrettezze economiche da parte dei contributi statali e regionali e provinciali, anche se dobbiamo ringraziare i nostri referenti che sono sempre attenti alle nostre problematiche e ci supportano in tutti i campi e in tutti i settori. Allora, noi ti ringraziamo, ti lasciamo perché la giornata penso che sia stata lunga. Molto lunga, sì. E ci vedremo sempre attraverso le nostre telecamere, quando vorrai, lo sai, noi diciamo siamo sempre disponibili. Non è stata solo questa la giornata lunga, perché dal giorno dopo delle elezioni io mi sono messa subito in attività, dalla mattina alla sera abbiamo aperto il comune a tutti i collaboratori e stiamo lavorando sodo con tutte le persone che ci vogliono aiutare, ci vogliono affiancare con le loro iniziative, con i loro suggerimenti. L'ho fatto anche nella dichiarazione durante il Consiglio Comunale, che sarà senz'altro un'amministrazione molto democratica e alla portata di tutti. Allora, ti salutiamo, buon lavoro. Grazie, buonasera a tutti.